direi la parola a Sergio, se la pacetta ancora non arriva. No, questo è la pacetta ancora non arriva, vorrei aggiungere un elemento che Sergio può anche aggiungere alla sua risposta, se così si può dire, cioè dipingere uno scenario, perché è sempre stata la cosa che la domanda, l'ottica da cui mi sono posta, che viene da questo discorso appunto del patto di omertà, e cioè posto che il memoriale è stato diciamo l'elemento di ricatto che ha fatto sì che la trattativa si è insinuata in questo, le cose che Moro diceva e quello che ovviamente non doveva uscire all'esterno, perché che Moro parla e che Moro racconta, noi lo capiamo dalla prima lettera a Cossiga. Quando leggiamo la prima lettera a Cossiga, che non doveva essere una lettera pubblica, perché Moro in modo chiaro chiede di essere riservato in questa missiva, perché ovviamente qui stiamo parlando e stiamo dipingendo uno scenario in cui abbiamo l'uomo politico più uno tra gli uomini politici più intelligenti e quella che si vuole combattere è la politica di Moro, perché quello che incarna Moro è quel tipo di politica, e quello che viene distrutto annientando Moro, perché Moro non viene ucciso in via Fani il 16 marzo del 78 perché sarebbe stato un martire, invece 55 giorni servono a distruggere l'affidabilità, la credibilità, la politica, tutto quello che Moro aveva costruito in tutta quanta la sua vita. Quindi questo secondo me è un elemento centrale che poi fa venire meno, infatti lì c'è tutto il discorso dell'immagine di Moro che noi solo a posteriori, no, riusciamo a ricostruire, e che fa parte di vari tentativi che anche in vita erano stati fatti nei suoi confronti. Non so, noi in archivio abbiamo per esempio tutta la campagna del Borghese contro Moro e queste vignette satiriche molto forti, c'è una campagna negli anni fortissima contro la politica di Moro. Moro doveva diventare Presidente della Repubblica quando all'inizio cerca di allearsi col Partito Socialista e questa cosa frana quando il Movimento Sociale invece con i voti del Movimento Sociale viene eletto Leone. Quindi e Moro sarebbe diventato Presidente della Repubblica successivamente, quindi abbiamo da una parte l'annientamento di una figura, però in qualsiasi paese normale, questa è un po' la domanda che pongo a Sergio e la riflessione che mi sono posta per tanto tempo, un gruppo di terroristi che autonomamente, perché io non metto in discussione che ci sia stata ovviamente, cioè qui non parliamo di eterodirezione delle Brigate Rosse, nessuno ha mai fatto un discorso del genere, perché gli si toglierebbe anche una responsabilità che invece hanno. Diciamo, secondo me, è più uno scenario di lasciar stare, lasciar fare, che invece eterodirigere, che è più complicato. Però mi chiedo, una volta che tu hai arrestato questi uomini, almeno quelli che sono stati arrestati, e questa è la natura del titolo del volume, coloro che in un'epoca modernista diciamo avevano compiuto un attentato pari all'attentato di lesa maestà, perché attentare a Moro equivaleva a dire in tempi addietro al delitto di lesa maestà, allora uno scenario poteva essere venivano incarcerati a vita. È vero che noi non prevediamo la pena di morte o l'ergastolo perché siamo un paese civile, ma ci sono tante forme, il 41 bis lo dimostra, in cui si può far sì che una persona rimane in carcere per tutta la vita se ha compiuto un reato di tale gravità. Oppure ci sono forme in cui in paesi normali e democratici persone che hanno compiuto determinati delitti casualmente vengono uccise in carcere, perché il delitto è così grave che presuppone che poi si compiano atti del genere, e è accaduto anche questo in altri paesi. Ora solo nel nostro paese è accaduto che
come dire, lo scenario è chiaro, perché se a questo patto tra, tra una parte dello Stato e una parte delle Brigate Rosse, perché Benedetta ha detto bene, Morucci e Moretti sicuramente sono i capi dell'organizzazione, e non è solo Moretti, perché la retorica fa sì che Moretti è il capo delle Brigate Rosse, ma Morucci è un perno centrale dell'organizzazione logistica, le armi, tutta la parte che Moretti ovviamente non poteva seguire, anche questa diversificazione importante. Basta dire ai capi come bisogna agire una volta che io ti ho catturato e ti ho preso come Stato. Tanto che poi questo si dimostra nella pratica, perché non voglio fare solo l'esempio del caso Moro, ma voglio dire Mambro e Fioravanti, come tanti altri casi del genere, sono eclatanti, e questo non è commisurato alla collaborazione, perché se io mi trovassi di fronte a un Moretti o un Morucci che una volta catturati, dopo un periodo ovviamente di mi dichiaro prigioniero politico, di reticenza, di silenzio, di aggrappamento, come si può dire, cercare di rimanere ancorati a un'ideologia, a un certo punto capiscono che la situazione è più grande di loro, iniziano a collaborare. Ma qui si annetta, cioè leggendo, io vi invito a leggere il memoriale Morucci nella sua interezza, memoriale Morucci Capedon, tanto perché le parole hanno un senso, perché confrontati ai documenti ufficiali, quando noi diciamo Moro non può essere stato tenuto in via Montalcini 55 giorni, non perché siamo, come dire, vogliamo dare un'altra versione della cosa, perché quando la perizia sul corpo di Moro ti dice: Aldo Moro è stato trovato in perfetto stato di pulizia, come un uomo che si è fatto una doccia almeno una volta ogni due giorni. Primo elemento. Chi legge il memoriale vede chiaramente che la scrittura non può essere se non frutto di una posizione comoda e agevole, cioè l'immagine di Buongiorno Notte o di Gianmaria Volonté del film Il caso Moro, di questo Moro piegato su se stesso in questa intercapedine di un metro per due con una bacinella dove si lavava, un lettino, questa bandiera delle Brigate Rosse, è falsa. È falsa perché e Morucci, un magistrato che ha la perizia in mano, e Morucci che testimonia, no, Aldo Moro si lavava solo con un catino per 55 giorni. Ah, ok, allora tu dici che si è lavato con un catino per 55 giorni, la perizia mi dice che il corpo è in perfetto stato di pulizia, allora io non ti credo, no? Mi devi dire la verità. I muscoli erano tonici come un uomo che ha camminato tutti i giorni, e Moro era uno che faceva più di 1,5 km, 2 km al giorno, quindi se viene rinchiuso 55 giorni in un buco senza muoversi, la tonicità muscolare ovviamente viene meno. Questi sono tutti elementi che non sono stati oggetto di prosecuzione delle indagini, cioè Capedon, Morucci dicono, consegnano a distanza di tempo, dopo il silenzio totale, questo memoriale, prima così, ma poi ovviamente quando arriva i magistrati che fanno? Niente. Allora queste sono cose che come minimo questa commissione parlamentare avrebbe dovuto riprendere una per uno, invece di audire il Posimato e fargli dire quello che voleva, Priore, Infelisi ha detto in commissione Moro, la Radio Vaticana è preziosissima adesso in questo perché conserva tutte le audizioni, quando gli è stato fatto presente: ma scusi, ma lei ha controllato le targhe delle macchine presenti in via Fani? Vabbè, ma io mica potevo controllare tutte le targhe delle macchine, cioè il magistrato che fa l'indagine sulla strage di via Fani non controlla le targhe delle macchine. E dicono questa, lui risponde così e nessuno gli contesta niente. Allora questa assenza di contraddittorio poi cozza con questo rumore diffuso che no, non cozza, si salda diciamo, dipende dalla prospettiva, però poi alla fine è quello il punto. Quindi ecco, io vi invito veramente a leggere i documenti originali, perché oggi ce ne sono parecchi su questo,
Tra l'altro, per chi ne farà richiesta, noi abbiamo il memoriale Morucci in digitale, già scansionato, e come archivio lo rendiamo disponibile, è assolutamente pubblicato qui, come dire, c'è una serie di documenti sono disponibili e ognuno può farsi, secondo me, l'idea, la propria idea, riflettere su questa operazione di falsificazione così grande. E questo era quello che volevo aggiungere, anche perché credo dai messaggi che Barbacetto abbia serie difficoltà a raggiungerci, quindi un po' l'intenzione del suo tempo, perché l'altro lo chiude. Io innanzitutto voglio sentitamente ringraziare Ilaria e Benedetta per quanto hanno detto, anche perché sono collaboratrici, una la direttrice, l'altra è socia del nostro archivio, come socio il nostro Visione qui presente, e noi ci adoperiamo per far conoscere la documentazione, e la documentazione è il punto di partenza. Le ringrazio, perché ringrazio anche Visione per questo, per il contributo che hanno dato alla messa in online di tutti i 130 volumi della Commissione Moro, della prima Commissione Moro di cui ho fatto parte, che comprende la documentazione di tutto il primo processo Moro, che è processo unificante tra la prima requisitoria e quella bis.